Basketland è offerto da Maybe I'm just out of the loop. Always missing out on the latest news. Everybody knows where it's at. All I ask is where is that? Everybody's Entra in Emilbanca e scopri U2, un mondo di servizi dedicati ai giovani come te. Consulente Young Tutor e tanti vantaggi. Emilbanca U2. Tu la capisci, lei capisce te. Buonasera a tutti e bentornati a Basketland. Ha vinto la partita la Fortitudo contro Treviso per 81-71, portandosi 2-1 sulla serie. Mentre stanno giocando in questo momento la serie della finale, Milano contro Reggio Emilia, al momento è in vantaggio Milano. E poi nel corso della puntata parleremo della Virtus e della situazione ad oggi. E poi ancora andremo a vedere quanto siano stati bravi i nostri protagonisti in Europa, parliamo di Datome, di Hackett e Pozzecco che vincono tutti. E poi ancora parleremo di Fortitudo Treviso da un altro punto di vista, però parlando della semifinale di A2 che ha più pubblico delle finali scudette delle partite di Eurolega tra le due squadre di 10-15 anni fa. Ed ora possiamo cominciare. In collaborazione con... Quasi quasi mi faccio uno Yomo. È nato Yomo Go! Da oggi puoi goderti lo yogurt dove vuoi tu. Buono, 100% naturale. Yomo Go, lo gusti senza cucchiaino ovunque sei, perché si conserva 4 ore fuori frigo. Yomo Go, il nuovo modo di mangiare lo yogurt. Naturalmente Yomo. Buonasera a tutti e bentornati a Basketland, 31esima ed ultima puntata di questa stagione per noi. In studio con me, come sempre, Marco Calamai. Buonasera. Fabrizio Pungetti. Eccoci qua, buonasera. E Michele Mastellari. Buonasera. Poi avremo naturalmente in collegamento per un saluto con noi Alessandro Stagni ed avremo come ospite telefonico nel corso della puntata anche Werther Pedrazzi, giornalista del Corriere della Sera. Ed ora Marco iniziamo dalla notizia di oggi. Sì, diciamo di queste ultime ore sicuramente non possiamo non citare la Fortitudo col match ball in casa domani contro Treviso, partita tutt'altro che facile, Treviso non è certo morta, però considerando che la Fortitudo è arrivata settima, la stagione che ha fatto, avere il match ball in casa avendo vinto la prima in trasferta è un risultato comunque importante e non si può non citare. Come non si può non citare, secondo me, la performance di Kaukenas in gara 1, riportata anche stasera dai vari telecronisti, insomma, a 39 anni compiuti, segna il suo record playoff con 27 punti segnati, con medie incredibili, tipo 5 su 7 da 3, che non è neanche la sua specialità. Lui è un giocatore che può anche tirare 3 punti, ma se può si avvicina. Quindi una prestazione straordinaria con assist e palle recuperate. Il tutto, ripeto, a questa età. Io obiettivamente non ho memoria. Veniva citato prima McAdoo, che il suo record l'ha fatto diversi anni fa, segnando addirittura 29 punti, però aveva 36 anni, non 39 compiuti. Io di quelle performance lì non ne ho memoria nei playoff. Mi ricordo che l'ultimo anno che ho allenato a Livorno, dove avevo Pozzecco, Ricky Brown, ma anche Richardson segnò proprio a Milano 47 punti con un supplementare, però aveva 39 anni, ma non erano i playoff. Ecco, nei playoff credo sia un risultato pazzesco. Kaukenas si aveva giocato anche tante partite nei turni precedenti contro Avellino, contro gli altri avversari, quindi Michele, si è allungata l'età media, ma dei giocatori parlo, ma insomma rimane
un risultato pazzesco. È anche un fatto di talento e di un giocatore che ha, tutte le dimensioni, difensiva, offensiva col tiro da fuori e anche nell'attaccare il ferro. Quindi un giocatore secondo me che ne nascono pochi. Davvero inossidabile. E poi, non è una notizia del momento, perché le notizie tristi non dovrebbero mai essere del momento, però bisogna che trovi il coraggio e il modo di ricordare anche il dottor Roberto Rimondini, ecco, il medico della Virtus per oltre un quarto di secolo, oltre 25 anni, persona che ha ricordato Bucci proprio in questi giorni come una persona insostituibile, silenziosa, disponibile. Voglio farlo anch'io. Mi ricordo che quando portai i nostri ragazzi disabili in Fortitudo, lui, che l'ho incontrato, mi ha detto: guarda che anche in Virtus saremo pronti ad accoglierli. È la prima volta che mi si è rivolto, perché stava sempre in disparte. Ringrazio Max che ci mette la foto. Si dice sempre così delle persone che se ne vanno, però questa persona, che aveva perso la moglie pochi anni fa, davvero è una persona preziosa per il nostro ambiente e una grande fortuna per chi ha potuto conoscerlo. Davvero competente, capace, silenzioso e disponibile. Benny. Vi ricordo il nostro numero per i vostri sms, il 366 27 10 250, e leggeremo i vostri messaggi nel corso della puntata. Ed ora andiamo a vedere anche, Marco, i punti che ho dato in apertura. Sì, essendo l'ultima puntata, credo che sia giusto fare un pochino, per quello che siamo capaci, il punto della situazione. Poi Fabrizio cercherà di incrementare o arricchire queste notizie, che poi sono notizie che sono alla portata di tutti, le abbiamo semplicemente messe insieme. Queste riguardano la Virtus ad oggi. Sicuramente è garantita l'iscrizione alla Lega 2, anzi c'è stata una richiesta da parte della Virtus, che mi sembra corretta, di poter rimandare la trasformazione della società, da società di capitale, da società professionistica, come è qualunque società che partecipi all'unico campionato di basket professionistico rimasto, cioè la Serie A, di ritardare la trasformazione in una società dilettantistica, come serve per poter giocare in Lega 2. Mi sembra giusto, perché la possibilità di un ripescaggio, essendo la prima avente diritto, esiste. Se spendi soldi e trasformi una società e poi dopo devi di nuovo ritrasformarla per iscriverti in sostituzione di Caserta o di chi non facesse il campionato di A, sarebbe naturalmente uno spreco di tempo e soprattutto di denaro. Quindi c'è questa garanzia. Non credo che tutti i componenti della fondazione la vedano allo stesso modo per quanto riguarda partecipare alla Lega 2 o alla Serie A, però Bucci conferma che se ci fosse la possibilità non si tirerebbe indietro. Comunque, partecipando alla Lega 2 si riparte dagli italiani, che difficilmente potranno essere Fontecchio, sicuramente no, Mazzola e forse nemmeno Vitali, ma si partirà da Paiolo, Auxilia, Penna e i giovani, e anche quei giovani magari passati negli anni scorsi dal settore giovanile Virtus e che si sono magari maturati, affermati da altre parti. Il coach sembra che possa essere Alessandro Ramagli, ex di tante squadre, Benetton, Biella, Pesaro, attualmente a Verona, attualmente a Siena con un triennale, ma pare che ne possa uscire. Si parla anche di Daniele Della Fiori, figlio di Ciccio Della Fiori, attuale direttore sportivo di Cantù, anche lui sotto contratto, oppure si è fatto il nome anche di Mazzon come allenatore o di Trovato come direttore sportivo. A metà giugno, consiglio di amministrazione della Virtus. Si legge che usciranno sicuramente Mazzieri e Daniele Fornaciari, ci vorranno, penso, anche delle persone che li possono sostituire. Questa è la situazione ad oggi. Fabrizio? No, se non nient'altro, se non aggiungere che quello che avevamo sottolineato come una cosa positiva la settimana scorsa, cioè il possibile ritorno di Terrieri, pare sia definitivamente sfumato.
Hai fatto bene a dirlo, non capisco perché non si è letto. Adesso può darsi anche che Terrieri stesso, magari possiamo informarci nelle prossime ore, per un moto di orgoglio o di legittimo rispetto di se stesso, abbia rifiutato. Forse le offerte non erano interessanti, non sappiamo i motivi. Ma da quel poco che si è letto, direi che si lascia intendere che è stata una scelta della società. Che però avrei aperto la porta, perché lui da solo non lo poteva fare. Comunque è una cosa che mi ha incuriosito, e ce n'è anche un'altra che mi ha incuriosito e so che ha fatto arrabbiare abbastanza i tifosi, su alcune dichiarazioni di Alberto Bucci, che rimane l'icona a cui i tifosi si attaccano, ma diciamo le parole spese a protezione di una certa gestione non sono piaciute a molti, poi magari ci torniamo. Per quanto riguarda i nostri protagonisti, sono contento di poter fare queste citazioni, no? Perché Michele Hackett comunque porta a casa uno scudetto, se l'è cucito parecchio Spanulis con un tiro pazzesco. Sì, però lo stesso Spanulis ha detto: ho avuto di fianco un grande giocatore. E Hackett è davvero un giocatore che, se trova l'ambiente giusto, dove può essere utile, si sente utile psicologicamente, ma dove può essere utile con le cose che sa fare Hackett, perché non è un tiratore, non è un playmaker puro, però in certi contesti difende come una bestia, marca quattro ruoli, può farti passaggi importanti e può anche farti canestri importanti, però deve trovare l'ambiente giusto. Adesso si è operato a un dito, ma dovrebbe essere pronto per la nazionale. E Pozzecco ha una situazione stranissima, perché si è trovato a fare il vice al sedevita di Mrsic, giocatore ex di Varese anche lui, con il figlio di Repeja, con cui non ha avuto un grande rapporto, anche se pare che attraverso questo figlio lo stia riprendendo, perché Pozzecco poi è un generoso che torna anche indietro. Comunque, per quello che è servito o è stato utile Pozzecco, anche lui si arride di un titolo. Coach Trinchieri col general manager Baiesi e con Melli sono in finale col Bamberg in Germania, così come lo è Datome. L'ultimo mi sembra che sia 1-0 la serie per Datome in Turchia col Fenerbahce, Fenerbahce di Obradovic, che è un altro ex dei nostri. C'è altro, Fabrizio, su di loro? No, direi che hai riassunto la Facciamo situazione il tifo al meglio. Perché i nostri rappresentanti all'estero, visto che in NBA per motivi diversi, tra infortuni, squadre sbagliate come ha scelto Bellinelli, poco gradimento come per quanto riguarda Bargnani, abbiamo poche cose belle, ma insomma i nostri in Europa stanno facendo molto bene. E l'ultimo punto mi sembra un punto importante, lo riprenderei anche poi con Werther Pedrazzi, e cioè praticamente la semifinale tra Treviso e Fortitudo, di cui poi parleremo per l'aspetto tecnico. Intanto Milano vince la seconda partita contro Reggio Emilia, avendola avuta in mano praticamente dall'inizio, quindi si porta sul 2-0. Fortitudo Treviso in semifinale di A2, praticamente ci sono tanti spettatori, o addirittura forse di più, a Treviso e a Bologna di quando queste due squadre giocavano finali scudetto o giocavano in Eurolega. Io credo che questo sia un messaggio che dovrebbe essere raccolto al di là di quello che è l'aspetto sportivo. Ci sarà una grande del passato che va avanti, una grande del passato che rimane in Lega 2, però credo che dimostri intanto che dove c'è tradizione e amore per il basket, questo torna fuori e non si perde. Credo che ci sia una voglia di squadre italiane, di squadre dove gli italiani siano protagonisti, credo che ci sia una voglia anche legittima di veder vincere, perché in Lega 2 squadre ben fatte vincono molto più partite, voglio dire, rispetto alla Serie A. Credo che ci sia voglia di vedere squadre che giocano insieme con la fatica e con l'orgoglio anche di poter giocare insieme, che difendono, che si battono, e credo che Treviso per tutto l'anno e la Fortitudo da un po' di mesi a questa parte lo stiano dimostrando. Credo che ci sia voglia di basket vero e non inquinato da giocatori spesso stranieri presi sotto costo, ma che poi hanno un impatto relativo, e spesso anche mercenari nel senso buono del termine, cioè che per mercede, cioè per stipendio giocano, ma non per amore di una piazza che da lì a poche settimane possono cambiare. Anche voglia di non vedere un giocatore per cui fai il tifo e te lo ritrovi contro 15 giorni dopo in un'altra squadra e che gioca addirittura contro di te. Come si chiama, Fabrizio, il playmaker di Varese? Ukić? Ukić. A
Cantù e Varese sono rivali da morire e si sono trovati i tifosi di Varese, Ukić che gli giocava contro nella partita successiva. Ecco, io penso che siano questi alcuni motivi. Michele, vuoi aggiungere qualcosa su questo? Perché mi sembra importante, 10.000 più persone nei due palazzetti, Fabrizio Cera in Fortitudo, questi erano i numeri migliori di allora e sono ripetuti dopo anni molto bui, da una parte e dall'altra. Sì, ci sono piazze importantissime, ovviamente sono lì per diciamo, vicissitudini non fortunate, però la 2 si sta rivelando un campionato molto interessante, non solo tecnicamente sul campo, non solo perché lancia i giovani, e per continuità di progettualità, ma anche proprio per piazze molto 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 importanti che hanno tanto pubblico. Non dimentichiamo anche Verona, un'altra piazza importante italiana, storica. Rischiamo che il campionato di A2 diventi più seguito e più interessante di quello di A1. Credo che alcuni motivi siano quelli che ho indicato. Fabrizio? Sì, credo che ci siano anche fattori contingenti. Credo che, lo dicevamo la settimana scorsa, Treviso e Fortitudo nascono, i semi della passione di queste due piazze nascono quando la Fortitudo era chiamata la squadra dell'ascensore perché andava su e giù fra la 1 e la 2 e Treviso era appena arrivata in Serie A e giocava in una ex piscina. Diciamo che sicuramente è una presenza di pubblico importante, non che negli anni dello scudetto non ci fosse una presenza simile. Io ricordo anche in un anno in cui la Fortitudo giocava a Casalecchio una semifinale con 8.000 spettatori, però è importante che la stessa passione, la stessa voglia di queste due tifoserie, oserei dire di questi due popoli, sia presente ancora oggi dopo tutte le vicissitudini. Per quello che riguarda gli italiani, al netto che io credo, l'ho detto più volte, che gli stessi italiani abbiano una loro responsabilità, perché per troppi anni gli ingaggi sono stati sopravvalutati, la notizia positiva è che quest'anno c'è stato il record di minutaggio per gli italiani in Serie A. Questo è importante. Intanto ringrazio Max perché appena sente gli argomenti riesce a pescare i filmati giusti. Questa è l'immagine del Paladozza di ieri sera, straripante di pubblico e per il quale non si trovavano biglietti nelle ultime ore, forse nell'ultimo giorno. È anche vero che sono rimasti vuoti 150 posti riservati ai tifosi di Treviso, che per legge devono rimanere vuoti, nel senso che potrebbe poi avere diritto qualche tifoso di Treviso che non abiti però in Veneto, insomma, e quindi questo deve essere lasciato libero. Però insomma un grande spettacolo per due piazze, ripeto, che non hanno perso l'amore per la pallacanestro, e questo mi sembra la cosa più essenziale. Benny. Allora, chiediamo anche a Michele qualche aggiornamento sui nostri giovani. Allora, un po' di notizie. Nel campionato Under 15 d'eccellenza, la Virtus Bologna, guidata da Giordano Consolini, è uscita ai quarti di finale. Il campionato italiano è stato vinto a sorpresa da Cernusco, una società minore che ha vinto in finale su Varese. Invece per quello che riguarda il campionato Under 14 d'Elite, ha vinto la Virtus Bologna sull'SG Fortitudo in finale. E invece devo segnalare che l'Under 13 di giocare insieme, allenata da sottoscritto, è arrivata tra le prime 4 in regione, e facendo qualche nome nell'Under 13 di giocare insieme, Pietro Micheletto, che sarà nei 12 della selezione regionale, che parteciperà al trofeo delle regioni a Bormio. E nella Virtus di Giordano Consolini, tre giocatori figli d'arte, Nicoli e Bianchini, ex giocatori di Serie C e Serie B, e Cavallari, figlio di quel Bob Cavallari che giocò nella Virtus, lo ricordiamo anche a Ferrara, lo ricordiamo un pivotone di staffa, invece il figlio è un giocatore più agile, più mobile, ecco, insomma, quindi questa è un po' la panoramica degli ultimi campionati giovanili che abbiamo visto. Fabrizio, pensi che giocare insieme aumenterà lo stipendio al suo allenatore? Che però è anche il factotum, cioè forse sì.
No, non so, magari do le dimissioni perché ho raggiunto un obiettivo importante, è il momento di cambiare. Bene. Allora, invece Fabrizio, di che cosa ci parli tu stasera nel tuo punto? Ma diciamo che la settimana scorsa avevo formulato più che altro un auspicio per quello che sarà da qui in avanti un'estate fondamentale per il basket italiano. Purtroppo, per quello che riguarda la Lega, ancora nulla si muove, questo sarà uno degli aspetti fondamentali per il futuro del basket italiano. Sono già state bruciate alcune candidature sicuramente rilevanti e che avrebbero rappresentato una linea netta di discontinuità rispetto al passato, quale poteva essere la candidatura di Massimo Righi, impegnato nel volley, ma anche con una grande passione e conoscenza del basket. Attualmente non si capisce quale possa essere il candidato reale, addirittura si parla di una prosecuzione del mandato per l'attuale presidente ad interim che è succeduto a Marino, il dottor Bianchi. Nelle ultime ore è venuta fuori una candidatura positiva, anche se purtroppo un'altra delle notizie che non contribuiscono certo a un quadro sereno per il futuro della Lega è l'addio della Beko alla sponsorizzazione nel basket, una delle sponsorizzazioni migliori direi dopo quella con Tim per la Lega, e però la D di Beko, Mangiacotti, che è stato da sempre uno di quelli che ha voluto questa sponsorizzazione, potrebbe diventare un candidato per un ruolo importante in Lega. Io spero che sia sicuramente una scelta con un identikit di questo tipo e non si faccia invece il solito compromesso con figure che di fatto sono solo dei passacarte, non hanno possibilità di decidere, di scelta, e vengono strattonati sia a destra che a sinistra. Per quello che riguarda il mercato che comincia a entrare nel vivo, con l'ufficialità di Pistoia per Vincenzino Esposito, rimane l'ultima panchina libera, quella di Cantù, dove dopo mille nomi sembra che ora ci sia un nuovo nome, assolutamente nuovo, ma dovrebbe in questo caso essere il prescelto, l'israeliano Ginsburg, allenatore del Nimburg, che è una bella realtà del basket ceco, affrontò anche la Fortitudo qualche anno fa nell'era Sacrati in una Coppa europea. Per quello che riguarda invece il mercato giocatori, si annuncia una rivoluzione a Venezia, dove gli unici sicuri della conferma dovrebbero essere Res, Tonut ovviamente e Peric, in bilico Vigiano e lo stesso Rouzier. Dovrebbe arrivare, anzi direi di fatto ormai già annunciato l'addio a Pistoia, Ariel Filloi, Jackson e Goss non saranno confermati, da vedere invece il destino di Green e Pargo. Quindi insomma una bella rivoluzione a Venezia. Torino ha fatto un'offerta importante all'uomo salvezza di Capo d'Orlando, Boat Wright. Direi che queste sono al momento le cose salienti. Si è parlato, per quello che riguarda i giocatori della Virtus, ovviamente dell'interesse di Reggio Emilia per Fontecchio, di Varese per Mazzola e di Pistoia per Michele Vitali. Bucchi ufficiale a Pesaro? Bucchi ufficiale a Pesaro, credo. Importante che Pesaro. Un movimento di Sassari, Savotic mi sì, sembra. Savanovic per Sassari, importante, da oltre 11 punti di media in Eurolega, che va a coprire quel ruolo di 4 che quest'anno si è cercato invano di sistemare. Sempre a proposito di Venezia, l'obiettivo in questo momento numero 1 potrebbe essere Banks di Brindisi. Con De Raffaele confermato. Quindi sintetizzando, panchina libera solo Cantù, dici te? Sì, anche se di fatto ormai sembra che finalmente, dopo aver sfogliato una margherita ricca di petali... Se va così, significa che allenatori pluriscudettati, come Recalcati, che è vero che ha 70 anni ma non li dimostra, Pianigiani, che non ne ha certo 70 e neanche 50, Banchi,
Dal Monte, che va bene, fa il vice nazionale, ma credo che andrebbe volentieri, e ne abbiamo detti quattro. Se Dal Monte non è scudettato, ma comunque è un allenatore importante, siamo già a quattro, non hanno squadra. No, non e hanno squadra, altra... direi gli ultimi allenatori scudettati, a parte Sacchetti, che era stato però esonerato, sì, l'altro che... anno. Sceglie, non diciamo una squadra minore, perché Brindisi è una squadra di grandissime tradizioni, però non certo una squadra che abbia vinto scudetti, e quindi però ha scelto bene, perché secondo me se no si rischia anche di stare a casa. E anche altri allenatori che hanno fatto per 20 anni, non per 2, la storia del basket, come Caia, come Frates, o allenano in serie minori o non allenano, perché non ci sono panchine. Frates dovrebbe rimanere a Reggio Calabria, Caia è sul mercato, come ormai gli capita da qualche anno a questa parte. E si è parlato di Caia anche per la Virtus, insieme a Ramagli, e l'altro era... Mazzon. Anche l'eventuale promozione di Cavicchi. Che sembra però in questo momento un'ipotesi tramontata. Per i GM circolano i nomi che abbiamo detto, anche in questo caso non viene presa in considerazione, come successo per Terrieri, l'ipotesi di una soluzione interno dalla storia bianconera. Che avrebbe che scegliere da Buonamonte a Buonamico. Assolutamente sì. Le ultime due, diciamo, candidature credo saranno quelle da cui uscirà il nome della Fiori o trovato. C'è da segnalare un movimento importante a Piacenza, dove le tre realtà, diciamo Casal Pusterlengo, la Bacheri Piacenza e la Pallacanestro Piacentina, sembra che confluiscono in un'unica A2, che è il titolo poi di Casal Pusterlengo, comprendendo poi quella che è la provincia di Piacenza e il comune di Casal Pusterlengo. Potrebbe essere interessante questo, perché a quel che mi risulta, voi sapete che Anconetani ha fatto il direttore sportivo a Piacenza, che poi è stata eliminata da 100, che è sul 2-1, ma ne parleremo, contro Forlì, 2-1 per Forlì. Piacenza pare che abbia un presidente ambizioso ma potente e danaroso. Casal Pusterlengo ha problemi di impianto, e la Piacenza... Presa Piacentina è quella che ha tutte le giovanili. Quindi credo che potrebbe essere questo un'esperienza che potrebbe portare questa Piacenza, con questo presidente ambizioso, finalmente alla Serie A. Casal Pusterlengo ad avere una sede abbastanza vicina, obiettivamente, comunque importante, e avere un vivaio importante con l'altra. E questa è una notizia interessante, perché vista da fuori potrebbe essere positiva per tutti. Poi far convivere, non so, Corioni, personaggio di spicco di Casal Pusterlengo, il presidente di Piacenza, che non è certo uno che sta fermo, non sarà semplice, però insomma, se si riesce a formare in questa zona della bassa Lombardia o dell'alta Emilia Romagna, insomma, una piazza competitiva, penso che sia un bene. Benny, noi andiamo in pubblicità, torniamo tra poco. Negli occhi. Occhi che parlano. Occhi che emozionano. Occhi che sorridono. Tutto è visibile agli occhi se abbiamo cura di loro. Ottica Pasquini, dal 1907 a Bologna. La professionalità di Gianluca Pasquini, dottore in ottica e optometria. Alubox, azienda leader nella produzione di cassette e casellari postali, presenta l'innovativa cassetta postale Mia con cover intercambiabile. Colorate dal design moderno, come la cover Gufo o Margherita, puoi sostituirle quando vuoi, anche a Natale con una cover natalizia. Sul sito www.miastyle.it troverai tutti i soggetti disponibili o crearli tu grazie al configuratore online. Divertiti a ideare la tua cover, può essere anche un'originale idea regalo.
A Cesenatico, Eurocamp, centro sportivo polivalente ideato per ospitare gruppi ed eventi sportivi e non. Basket, volley, calcio, tennis, karate, judo, danza, ginnastica ritmica, pallamano e rugby sono praticati da oltre 2.500 atleti con non meno di 200 istruttori a stagione. Testimonial d'eccezione di Eurocamp, coach Stefano Pilastrini ed il play vice campione olimpico Gianmarco Pozzecco. Eurocamp, con 15.000 metri quadrati di area a pochi metri dal mare, è luogo ideale per ritiri di squadre pre e post campionato, gite scolastiche, campi scuola, con ambienti ideali per corsi e stage. Per ulteriori informazioni www.eurocamp.it 0547 67 35 55. Daniele ha deciso ancora una volta di stupirvi. Correte subito al centro commerciale PAM a San Posidonio e scoprirete le convenientissime offerte su frutta e verdura di qualità, macelleria con carne dei propri allevamenti, tante varietà di formaggi e poi centinaia di prodotti di largo consumo a meno di un euro. E se alla cassa dite di aver ascoltato questo spot, pagherete il parmigiano reggiano a soli 8,90 euro al chilo. Cosa aspettate ancora? Tutti da Daniele, al centro commerciale PAM. Entra in Emilbanca e scopri U2, un mondo di servizi dedicati ai giovani come te. Consulente Young Tutor e tanti vantaggi. Emilbanca U2. Tu la capisci, lei capisce te. Allora, intanto che cerchiamo di collegarci anche con Alessandro Stagni, andiamo a vedere il filmato che offre il punto Virtus. Quasi quasi mi faccio uno Yomo. È nato Yomo Go! Da oggi puoi goderti lo yogurt dove vuoi tu. Buono, 100% naturale. Yomo Go, lo gusti senza cucchiaino ovunque sei, perché si conserva 4 ore fuori frigo. Yomo Go, il nuovo modo di mangiare lo yogurt. Naturalmente Yomo. Allora Marco, ne avevamo già parlato anche prima. Sì, abbiamo fatto un pochino il punto della situazione, non lo stiamo a ripetere, comunque c'è una volontà di iscrizione per la Lega 2, un'apertura per quanto riguarda il ripescaggio, il ritardo della trasformazione chiesta la deroga del passaggio a società dilettantistica, sono i punti fermi ad oggi. E poi questo consiglio di amministrazione della Virtus, da cui dovranno uscire a metà giugno due dei dirigenti e dovranno essere rimpiazzati. Come Michele ha ricordato, la Virtus di Giordano Consolini Under 15 è stata eliminata da Bassano e in un torneo che ha visto la vittoria di Cernusco. Questo dimostra che se la Virtus Bondi perde da Bassano e Cernusco, immagino sul Naviglio, vince questi italiani, le grandi società hanno cominciato da anni a pescare di meno, le foresterie sono ormai qualcosa di dimenticato e anche le piccole piazze o presunte tali, riuscendo a tenere i giocatori, sono competitive, evidentemente. Insomma, no. Questo è il momento. Cioè, allora, abbiamo già Alessandro Stagni collegato con noi. Ciao Ale. Buonasera a tutti. Ciao Marco. Alessandro. Allora, dici qualche novità della Virtus. Noi abbiamo detto le poche cose che sapevamo, tu da buon tifoso ne sai di più, vai. No, il problema è che io non so nulla. Non so nulla se non quello che hai già detto tu, Marco. L'unica notizia positiva è appunto il fatto che la Virtus ha chiesto, comunque non ha ancora fatto, non ha richiesto il cambio di ragione sociale, quindi di passare dilettante. Questo perché evidentemente c'è ancora speranza che Caserta non si iscriva e quindi di riuscire a essere ripescati. È una soddisfazione sinceramente
a cui non tengo, perché comunque, come ho detto già in precedenza, la Virtus è retrocessa e quindi sarebbe giusto che il prossimo anno giocasse il campionato in cui merita di stare e non di risalire per un fatto amministrativo. E questo è quanto. Purtroppo mi unisco alle condoglianze per la scomparsa del dottor Rimondini, che è un pezzo storico della Virtus vincente di qualche anno fa. E quello che ti posso dire è che ci sono voci che circolano sotto i portici di un qualcosa che potrebbe accadere, però mi fermo qua, perché ovviamente le voci dei portici, lo sappiamo bene, rimbombando tra le mura e le colonne dei portici, assumono sempre contorni molto fantastici. Anni fa si parlava sempre di Divas sotto i portici, tanto per fare la battuta, e quindi è inutile parlare adesso. Credo che ci sarà un'estate molto calda, vediamo quello che succede. Ecco. L'unica nota positiva è che comunque chi in questo momento detiene ancora la proprietà sembra disponibile ad eventualmente dire sì a un eventuale ripescaggio. Ecco, questa è una nota positiva. Invece, per quanto riguarda la Virtus squadra, abbiamo detto, per quanto riguarda la nostra squadra, tu in questo momento sei assente, siamo un quartetto, ma insomma il prossimo anno vorremmo confermarla, va bene? Assolutamente sì, altrimenti mancherebbe il Virtusino in questo gioco a 5. Io gioco da straniero in studio e ci tengo a continuare a farlo, perché insomma almeno una voce bianconera, ovviamente cestisticamente, certo, parlando. Giocando su questo tuo termine, te da straniero, Fabrizio ormai da oriundo, però, perché da quando ha occupato la tua posizione è sempre più equilibrato, è sempre più attento a tutte le vicende. Quindi uno straniero e un oriundo, va bene, possiamo giocare. Tre italiani, un oriundo e uno straniero. Perfetto, dai, in pratica facciamo una vecchia squadra di basket, no? Come era quando giocavi tu, Marco, dove gli americani o comunque gli stranieri erano al massimo due, insomma. Certamente, certamente. E gli italiani erano in qualche modo qualificati, e soprattutto si poteva sperare poi di avere una bella nazionale piena di giocatori che giocavano, cosa che purtroppo non succede in questo periodo, e anzi vorrei fare gli auguri alla nazionale italiana in questo torneo che deve affrontare, cercando di portare a casa l'unico posto disponibile per andare poi alla manifestazione più importante. Allora va bene, te straniero, Fabrizio Riundo, l'unica fuori classe, però Benedetta, sei d'accordo su questo? Assolutamente. Bene. Sì, la Beni numero uno. Grazie. Bene. Ale. Ale, un abbraccio, ci troveremo presto per altri incontri e ti aspettiamo alla nostra ripresa della trasmissione a fine settembre, primi d'ottobre. Ok. Ciao Alessandro, grazie per gli auguri. Ciao, ciao, arrivederci. Ciao a tutti. Vai Benny. Allora, andiamo a vedere visto che siamo in tema Virtus, c'è un messaggio, vai, rumors, non è firmato, però dice Fontecchio non a Reggio Emilia, ma a Milano stamattina era in pasticceria in via Arcoveggio, con Proli, quindi qui a 500 metri da noi. Questo confermerebbe anche la valutazione che facevamo prima con Michele, che è un attento osservatore tecnico, che giustamente diceva, guardando Reggio Emilia, ma che cosa serve Fontecchio? Non per la bravura o meno del giocatore, ma per il ruolo. Obiettivamente Silins ha 20 anni, diciamo ha le stesse caratteristiche di Fontecchio, stessa età, stessa altezza, fisicità diversa, cioè Fontecchio più potente, Silins ancora più verticale, Silins più tiratore sicuramente di Fontecchio, ma comunque un ruolo coperto, mentre su Milano potrebbe essere vero, perché Milano dalle direzioni di Repeja sta puntando a tutti gli italiani, diciamo, di valore, ha puntato Della Valle. Diciamo, certo, Abbas ormai è nero su bianco. A Milano. A Milano, sì. Questo però, e Pascolo, quasi. Però vorrebbe dire, e allora se c'è Abbas perché Fontecchio, ci sarebbe anche Gentile. Però Milano ama mandare qualche giocatore anche in tribuna. Non dimentichiamo che Milano ha la Torre, uno dei 97 più interessanti d'Italia, che ha mandato... È già di Milano, il proprietario di Milano ha dato in prestito... mi sembra Biella adesso. A Biella, dove però ha avuto alterne fortune. Parliamo di un playmaker di 2 metri.
un giocatore non credo però pronto per Milano adesso. Vabbè. Allora andiamo a vedere il risultato appunto di Milano Reggio Emilia, quindi giocano la serie per la finale. Allora ancora qualche istante, finale appunto Armani contro Reggio Emilia 94-73, quindi 2-0 per Milano. Si è dilatato nella seconda parte del quarto quarto. D'altra parte Reggio Emilia contro una Milano che sta giocando in difesa forse non ancora ai livelli della finale di Coppa Italia, ma in attacco sta giocando meglio della finale di Coppa Italia, cioè del suo momento migliore. Con Cauchenas spremuto la prima partita, senza Gentile e senza Ladori, diventa difficile. Io credo, pur avendo massima simpatia per Reggio Emilia, che diventi difficile per Reggio Emilia strappare una vittoria. Però, per rispetto anche del campionato fatto di Reggio Emilia, credo che se lo meriterebbe. Vediamo se riuscirà a rientrare a Ladori. Ci sarebbe il punto Fortitudo, ma se allora, c'è Pedrazzi... Abbiamo già Werther Pedrazzi del Corriere della Sera in collegamento con noi. Buonasera. Amici carissimi e amiche carissime, buonasera. Ciao Werther. Sarà l'ultima volta per quest'anno. Esatto, sì. Ultima volta per quest'anno e ci piace chiudere appunto con un ospite competente, ma soprattutto amico. Grazie. Werther, differenze... Nel risultato non ci sono state tra la prima partita e la seconda, la prima di più stretta misura, la seconda Milano alla fine ha vinto netto. Però dal tuo punto di vista questa vittoria più netta di Milano si spiega con una Milano in attacco molto, molto efficace e una Reggio Emilia depauperata oltre che di Aradori anche di un Cauchenas molto stanco, o ci sono altre chiavi di lettura e quali se le partite sono state diverse? No, no, la prima è oggettivamente l'impossibile, l'insostenibile leggerezza dell'essere di Reggio in questo momento, dove era molto improbabile che Cauchenas, anche per le attenzioni che gli sono state dedicate, potesse ripetere una prestazione a distanza di 48 ore come quella di gara 1. Lavrinovic anche è un giocatore che va centellinato. Speravo una delle poche possibilità che aveva Reggio di opporre una maggiore resistenza era un incremento rapido, esponenziale in due giorni di forma di Veremenko, ma essendo anche lui un essere umano sta venendo su piano piano. Dall'altra parte questa sera oggettivamente Milano ha giocato una partita come deve giocare una grande squadra. Credo che nel terzo periodo una difesa molto 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 graffiante che evidentemente ha contribuito ad estenuare Lavrinovic e Cauchenas abbia fatto la differenza e abbia reso come posso dire più facile, più fluido l'attacco di Milano che viva Dio, quello che dovrebbe fare sempre Alessandro Gentile probabilmente ha giocato con la consapevolezza che qualsiasi avversario lo marcasse nel ruolo in cui è stato schierato gli concedeva 10 centimetri almeno, e quindi anche quando sembrava marcato ha tirato con questa consapevolezza di essere libero e ha fatto un percorso quasi netto con 8 su 9 da 2, 1 su 1 da 3, 4 su 4 ai tiri liberi. Quindi è la prima volta che, per essere onesto, vedo Milano di forza e di talento. Senti, passando a altro campionato, cioè l'A2, però abbiamo analizzato prima con Fabrizio, Benedetti, Alessandro e Michele la partita Treviso-Fortitudo, non dal punto di vista tecnico-tattico, ma del pubblico. Quasi 11.000 persone, 5.000 rotte a Treviso, altrettante a Bologna. Due piazze storiche che non hanno perso passione, forse rivedendo vincere tanti italiani in campo, la gente vuole questo, vuole affezionarsi, vuole attaccarsi a qualcuno che rimane, vuole riconoscersi nel giocatore. E questo è il motivo, perché è interessante, insomma, anni di delusione, di sofferenza, di quasi scomparsa, 11.000 persone al palazzo. Ma intanto... Ho
seguito anche qualche spezzone, non completamente, perché in contemporanea seguivo anche la prima gara di finale Bamberg contro Hulme. Come è andata? Ha vinto, penso, 101-82 il Bamberg, anche lì giocando veramente una pallacanestro divino, sempre alla ricerca dell'uomo libero, del taglio dal lato debole, cioè con Melli che mi scappava quasi da ridere, perché anche l'allenatore dello Hulm continuava a raddoppiare, no, rido ancora perché era una roba da macchietta, lo raddoppiavano in post basso e lui tutte le volte molava un assist, cioè, per uno che arrivava da solo. No, torniamo sì, a Treviso Fortitudo. A questa piccola polemica, ma è assolutamente, come posso dirti, ma provato, riprovato, che qualsiasi sia il livello, tu per appassionarti ad una squadra devi avere dei giocatori italiani, dei giocatori, ma se ne hai anche qualcuno giovane che magari va a scuola con i compagni di squadra o cose, non c'è niente da fare, non c'è niente da fare, quella è la passione. A 11.000, sai, molti dicono che oggi la 2 è il campionato italiano vero. Non so, sono sempre slogan e formule, ma sicuramente questo è molto vicino alla realtà, non ti voglio dire verità, ma alla realtà dei fatti. E che Treviso e Bologna abbiano questa passione, voglio dire, non c'è altro di meglio da augurarsi, ma veramente è una cosa bellissima, una cosa che riconcilia col basket, è una cosa che non so, ecco la battuta, non so come andrà a finire a Bologna se torna sulla Fortitudo e rimane giù la Virtus, ecco, non lo so, fate voi. Andiamo passo per passo, siamo partiti Milano, scudetto, a due nazionale, ma non un termine, diciamo un'analisi generale. Pensavo tra ieri e oggi, chi farà secondo te, conoscendo Messina e conoscendo gli altri giocatori, il playmaker occulto? Sappiamo che è Gallinari, ma chi è che verrà giù con la palla a chiamare i giochi, il titolare? Cincerini viene da una stagione, diciamo, difficile, non so se nemmeno sarà in condizione o se è uomo che può reggere a questi livelli. Hackett o qualche spazio per De Nicolao, o addirittura Messina lancerà Berinelli playmaker? A te la risposta. Dunque, mi lasci nel libero pensiero. Certo. Allora, io penso che, diciamo, il playmaker titolare di partenza potrebbe essere assolutamente Daniel Hackett, perché Messina ha sempre puntato su squadre che non debbano avere un deficit nei ruoli di fisico, proprio fisico, per poter poi affermare la tecnica. Sicuramente Belinelli lo proverà, ma le ultime voci dicono che per togliere le forzature potrebbe utilizzare addirittura Alessandro Gentile nel portare giù la palla. Queste sono le ultime infiltrazioni, diciamo così. Sulla nazionale invece io proprio ieri facevo dei conti che mi facevano un attimino tremare. Onestamente, essendo i giocatori poi molto allenati e probabilmente con predisposizione naturale anche a un fisico importante, però gli impegni così ravvicinati sono troppi. Guarda, di tutti gli azzurri dell'anno scorso, che finiti gli europei sono dovuti rientrare con le loro squadre, uno solo non ha subito infortuni durante la stagione, ed è Gigi Datome, perché non ha fatto l'europeo. Tutti gli altri, gli ultimi Aradori, tutti gli altri, Gallinari negli Stati Uniti, tutti. Cusin, non parliamone. Cusin non è messo. Bargnani, tutti, Gallinari, hai ragione. Gallinari, Vitali, non ne parliamo. Probabilmente, insomma, bisogna onestamente pensare, ma basta poco, però a dei ritmi che non siano così. Guarda, Werther, e soprattutto, e poi ti lascio a Fabrizio che c'è una domanda collegata alla tua affermazione, basta con queste 7 partite, io non ne posso più, anche in semifinale 7 partite, mi viene a noia, Fabrizio.
No, a proposito di Gentile, in questo caso riferito alla finale scudetto in corsa, è esplosa dopo gara 1 la polemica tra il suo agente Riccardo Sbezzi, inviperito per un voto attribuito nelle pagelle di un quotidiano sportivo insufficiente. Devo dire, conoscendo il collega che stimo molto, in effetti anche a me è sembrato stavolta un po' ingeneroso come voto. Allora, Gentile, qual è la verità? No, ma guarda, se la nostra amicizia è tale da permettermi di esserti ruvido, io ti direi che a queste risposte, a questa domanda non ti rispondo, ma per un motivo molto semplice. I procuratori devono fare il loro lavoro con i loro protetti, non possono permettersi di parlare né a mezzo stampa né a mezzo social. Non sto neanche a guardare se la valutazione del collega, che anch'io conosco e come tutti noi potrebbe anche avere sbagliato, ma del quale conosco l'onestà intellettuale, può darsi, sai, il problema delle 7 partite, sono d'accordo 100% con Marco, ma anche degli orari, io questa sera il pezzo, e a me non piace parlare, io l'ho dato esattamente quando l'arbitro ha fischiato la fine. A volte, quindi, sotto questa pressione che la carta stampata ha, magari uno osserva, viene colpito e rileva maggiormente certe cose, perché in effetti nella gara precedente Alessandro ha fatto delle belle forzature, è ricaduto nel suo peccato originale di giocare 1 contro 5 e gli altri 4 suoi compagni stanno a guardare. Per cui, ma io dico veramente questo, che bisognerebbe ristabilire un po' di regole e di deontologia e di etica, che è etica non solo del basket ma dello sport. I procuratori non possono permettersi di parlare. Punto. No, su questo sono perfettamente d'accordo. Io però volevo sapere da te il tuo punto di vista su Gentile in questa Milano. Ma forse te l'ho già detto in privato e allora mi provochi, ma il mio punto di vista è sempre come al solito minoritario, ma è molto molto netto. Io ho dei principi, te li riassumo in maniera sintetica, che possono essere anche un pochettino rughi. Per giocare a pallacanestro non è necessario essere, ho sempre detto questa frase, né Madre Teresa di Calcutta e nemmeno Einstein. Alessandro Gentile è un talento fisico strabordante, con un problema, non un problema, un problema impositivo, che ha anche una tecnica, sì, deve correggere il tiro, ma riesce anche a fare in velocità cose tecniche. Dunque è un patrimonio della pallacanestro italiana. Per me la responsabilità è... perché bisogna sempre guardare da dove proviene la causa. Per me la responsabilità è della società, che non ha fatto niente, lo ha portato in palma di mano, che gli attribuisce anche delle responsabilità, che il ragazzo è arrivato lì, aveva 18-19 anni, e delle responsabilità che lo fanno sentire tendenzialmente onnipotente. Invece un talento va coltivato battendo il chiodo su quelle che sono le sue carenze, e non quello che so fare lo so fare, fortunatamente. Quindi io devo dire in tutta onestà, so che poi a Milano si arrabbiano e dicono tu qui e là, però per me la responsabilità discende dalla società. No, però è così, tu hai accennato prima, io in questa polemica non ci voglio entrare. Cioè, e le società devono tenere a distanza, questa è nella regola dello sport, devono tenere a distanza, spiace dirlo, procuratori e genitori. La società, la squadra è il tuo mondo, ti devi confrontare liberamente all'interno di questo. Werther, hai detto delle frasi e dei concetti talmente importanti che mi sembra giusto proprio chiudere con questo. Io ti porto invece un'immagine finale di happy end, questa manifestazione di solidarietà che viene svolta ormai da 5-6 anni per Willy Boselli, ha partecipato anche la mia squadra speciale, dei giocatori che sicuramente tu e tutti noi abbiamo apprezzato, che hanno giocato insieme ai ragazzi e qualcuno che non ce la faceva era lì vicino.
Pilutti, Abbio, Aldi, Albertazzi, Fucca sono un bel tuffo nel passato e anche una bella presenza oggi. Ecco, te li voglio portare come un esempio bello di oggi pomeriggio. Va bene? Conforta molto il cuore. È importante che ci sia questa continuità. Bene, un abbraccio e grazie per tutto quello buona che hai fatto per tutti. Noi. Buon estate, Bert. Un abbraccio a tutti voi, grazie. Ciao. Ecco, mi sembra giusto chiudere così, no Fabrizio? Mi sembra che hai detto assolutamente, cose. È un piacere ascoltare sì, Bert. Quando, poi ci sono delle volte in cui è più in forma. Quando Milano gioca meglio è più in forma. Quando gioca male gli tocca di essere polemico ed è più contorto. Oggi era... Ma non si tira indietro dalla polemica. Oh. Bert. Anche stasera. Sì, ma... Lui dice sempre cose che comunque fanno riflettere, su cui è giusto fare un pensiero. Benny. Allora, andiamo a parlare anche della partita della Fortitudo contro appunto Treviso, lo andiamo a vedere più da vicino, 81-71 è il risultato finale, 2-1 la serie, giocheranno appunto domani la prossima alle 8:30. Marco. Sì, abbiamo già parlato più volte di questo spettacolo di pubblico a Treviso e a Bologna e come... diciamo i tifosi siano i veri vincitori di questi anni bui delle due società. Sulla partita io credo che si possono dire tante cose. Allora, intanto devo dire una risposta straordinaria da parte delle guardie della Fortitudo, perché non possiamo dimenticare che due titolari, come Candy è diventato e come Flowers è sempre stato, mancavano. Chi è andato in campo ha fatto Sorrentino la migliore partita dell'anno. L'altra migliore l'aveva fatta con Treviso, sempre nell'andata, avrà un punto, che devo dire, un dente che gli fa male quando incontra Treviso. Ma 15 punti con una presenza fisica e delle scelte di tiro straordinarie. Montano, e mi fa piacere che un cronista attento e competente come Walter Fuochi l'abbia inquadrato, e diciamo i canestri determinanti per battere Treviso li ha fatti ancora una volta Montano, giocatore secondo me sottovalutato, non quest'anno, da sempre, playmaker, guardia, grande giocatore, parliamoci chiaro. Quindi 11 punti Montano, 15 Sorrentino, 8 Carraretto, 3 Lamma, che non era scritto, sono 37 punti fatti senza due titolari. Quindi credo che un pezzo di partita sia qui, un pezzo di partita importante nasce dalla difesa, quindi sempre avanti la Fortitudo, primo quarto addirittura dilagante, 29-20. Treviso, devo dire, rispetto alla prima partita che ho visto in televisione, aveva la faccia giusta, però Paolo ha fatto due falli, o gli sono stati fischiati, in un minuto e mezzo. Fantinelli era più in bagno a vomitare o a star male che in campo. Gli americani hanno giocato 20 minuti in coppia contro i 29 di Daniel, quindi è chiaro che questo è stato pagato. Però non succederà, perché Boniciolli, da come muove i giocatori, da come parla nei time out, dalla dichiarazione che fa, lo vedo concentrato ai massimi livelli. Non succederà che venga sottovalutata la partita. Mai pensare che Treviso possa domani avere le braccia basse. Sarà una partita difficilissima. La Fortitudo ha vinto credo 21 su 22 partite in casa, o 22 su 23, non lo so, tutte praticamente tranne quella con Trieste. Se il metro arbitrale sarà quello del primo tempo, credo che Treviso faccia fatica, non perché sono stati fischiati dei falli sbagliati, ma è perché se viene permessa questa fisicità Treviso non può competere. Treviso ha un giocatore duro, Rinaldi. Non potete mettere la forza fisica di Sorrentino, Carraretto o Amoroso con Ancelotti o con Moretti. Non c'è proprio competenza. Poi nel secondo tempo abbiamo visto compensazioni incredibili. Addirittura Treviso è tornato in partita. Ma vorrei un maggior equilibrio. Quindi io credo che ci sarà partita. Non si può dimenticare che la Fortitudo è la squadra più cresciuta d'Italia, perché questo va detto, da quella che era a Natale a quella che oggi è un'altra squadra.
13 vinte nelle ultime 15, senza un americano, adesso anche senza il playmaker titolare. È evidente che in tutta questa crescita, che è frutto di un lavoro, di una programmazione, di una crescita dei giocatori, l'innesto di Amoroso conta, Michele, perché sì, anche quando lui non era nelle condizioni di adesso, è comunque un giocatore che ha cambiato lo spogliatoio, gli equilibri, la difesa, insomma, un punto di riferimento da andare a cercare. Io credo che se uno avesse detto a Pillastrini o a un avversario chi vuoi togliere alla Fortitudo, io penso che avrebbe tolto Amoroso prima di Flowers, ecco. Forse Denier per la fisicità, ma insomma è un giocatore che chiaramente sposta. Io credo che la Fortitudo domani possa vincere se mantiene questa intensità difensiva e se questa aggressività viene permessa. E se reggerà l'urto di Treviso a rimbalzo, perché Treviso anche ieri, pur perdendo nettamente, ha vinto 32-30 a lotta a rimbalzo, ed è una lotta che normalmente Treviso vince. Però io ho paura, perché Treviso ha perso due partite strane, una l'ha dominata ma non fa testo perché la Fortitudo non ha nemmeno giocato, ma due partite che ha perso, le ha perse in modo strano, ieri perdendo due americani che non hanno giocato e Fantinelli che praticamente, ripeto, era più in bagno che in campo. La prima, che la Fortitudo ha sempre guidato, e Treviso aveva le facce strane, però emotivamente la stava riprendendo quando ha perso un pallone clamoroso a metà campo tra Moretti e un altro giocatore e Montana ha segnato in contropiede. Un tiro da tre punti di Montana in contropiede e due triple, non so come si dice in inglese, ma con passo in arretramento di Italiano, che le può fare LeBron James, ecco, ma Italiano normalmente non le fa. Due canestri da tre punti. Quindi Treviso è una squadra che ha battuto Casale, a Casale, Ferentino, è una partita, insomma, pericolosa. Attenzione a questo, attenzione a Powell, che è un giocatore che può passare da una partita mediocre dove non gioca a una partita stratosferica, fermo restando che Abbott rimane un giocatore di una mediocrità assoluta e Treviso con Corbett, che sappiamo perché è stato sospeso, sarebbe evidentemente un'altra squadra. Con questo ribadisco il mio concetto che Treviso ha fatto i miracoli per essere arrivata prima, perché in questo girone Mantova, Brescia, Casale, Verona erano più forti di Treviso. Poi complimenti a Pillastrini e ai suoi giocatori, ma era la quinta o sesta squadra a Treviso, quindi ha fatto cose egregie. Credo che solo un giocatore di Treviso abbia giocato i playoff ed è Rinaldi, gli altri sono tutti neofiti. La Fortitudo schiera Lamma, Amoroso, Dene li ha fatti addirittura in Serie A, questi insomma, mi pare che ci siano anche un'altra esperienza. Però partite molto belle, ecco, non vorrei che la squadra che alla fine dovesse uscire la semifinale, o anche la squadra che passa e perde eventualmente la finale con Brescia o soprattutto con Scafati, che sono più forti di queste squadre qua, fosse poi additata di una squadra che doveva andare in Serie A e che quindi ha deluso. Queste sono squadre che a questo punto non hanno deluso. Michele. No, Treviso, come dici te, ha perso due partite strane. Io credo che domani sarà una partita durissima. Che Bonicioli imposterà assolutamente sulla durezza e sull'intensità. Ecco, bisogna vedere se Treviso riuscirà a superare questa sorta di barricata difensiva e di aggressività che schiererà Bonicioli sul campo. In questo momento Fortitudo sembra quasi che sia influente dalle assenze, cioè è vero, manca Flowers, manca Candy, loro vanno in campo veramente con una determinazione, una convinzione di altissimo spessore. Ecco, la cosa che mi fa paura di Treviso è che ha la capacità, ovviamente con i giocatori a posto e in campo, vedi soprattutto Fantinelli più che i due americani, di interpretare la partita tatticamente. Diciamo, la partita vinta con quell'ampio margine è stato frutto di un'interpretazione tattica. Credo che Pillastrini, nell'intervista post partita, abbia proprio puntato su questo. Ha detto:
lunedì sarà un'altra partita sul campo, noi ci saremo e avremo degli accorgimenti, così. Ecco, quindi ha voluto anche un po' dirlo, probabilmente per spronare anche i suoi, però credo che nella trama tattica, se Fortitudo, diciamo, non riesce a sopperire con l'intensità, soprattutto con le assenze comunque, perché ci sono, ecco, nella trama tattica Treviso potrebbe avere la meglio. Ecco, l'importante è non cadere in quella trama. Fabrizio, secondo te conterà più, diciamo, la stanchezza di 10 partite che ha giocato Treviso alla morte per passare con Casale e con Ferentino? Addirittura aveva già perso 2 partite, sia a Casale che a Ferentino aveva perso, e l'hanno ripescate addirittura 2 con Ferentino da niente. Conterà più questo o conterà di più il fatto che Treviso potrebbe essere più stanca ma anche più preparata a giocarsi partite vita e morte? La Fortitudo in fondo in questi playoff ha vissuto di rendita, perché l'unica che ha perso ha deciso di perdere a lei, vince di 20 ad Agropoli. Che cosa può essere più importante secondo te? Penso questo secondo aspetto. Credo che Treviso abbia dimostrato a se stessa di poter risorgere dall'inferno e che queste partite affrontate e vinte nel recente passato le diano la fiducia di potersela giocare ancora, così come sono d'accordo con Michele, ne parlavo qualche giorno fa con Matteo Airoldi, che è uno dei nostri caporedattori di Basket Magazine, che era un po' preoccupato giustamente per le assenze della Fortitudo. Credo però che in questo momento la Fortitudo, soprattutto poi in quel ruolo, abbia raggiunto una forza mentale tale, un'autoconvinzione tale, che effettivamente, come diceva Michele prima, prescinde anche dalle assenze. Sì, e questo è giusto, perché obiettivamente Candy è molto cresciuto. Che cosa avrebbe potuto fare in più di quello che ha fatto ieri Lamma e Sorrentino? E quindi e questo è un merito di Boniscioli e della squadra, evidentemente. Però, pensando a quello che diceva Fabrizio, Treviso fino adesso nei playoff ha reagito come una belva ferita alla sconfitta precedente. Non ha mai perso 2 volte di fila. Ha perso male in casa, ma ha rivinto quella dopo. Ha riperso, ma ha rivinto. Questa è una caratteristica che non si improvvisa, e quindi è abituata a questa lotta. Però la Fortitudo, in questo momento, recuperando Lamma nei 10, ha quegli 7-8 minuti pensanti che, uniti a Cararetto e Amoroso, ecco, questo trio Treviso non ce l'ha. Lamma, Cararetto, Amoroso, come esperienza e vissuto, dall'altra parte manca. Quindi sarà tra le tante lotte la lotta di questa esperienza contro quello che diceva Fabrizio, l'esperienza di queste finali punto a punto, nei quali Treviso ha davvero dei giocatori, vedi Fantinelli per carattere e Moretti per talento assoluto, perché veramente questo è un talento assoluto, che possa aiutarla. Sarà una partita da non perdere tra 2 squadre che non hanno soltanto la tradizione. Sarà importante anche vedere qual è il vero Powell e il vero Daniel, perché finora hanno alternato sia l'uno che l'altro, il meglio e il... Esatto. Hai ragione. Allora, vi ricordo anche il nostro numero di telefono, il 366 27 10 250 per i vostri sms, e iniziamo a leggerli, Fabrizio. Allora, al di là dell'infortunio di Candy, come dicevo domenica scorsa, trovo l'aggiunta di Lamma molto utile, anche solo per pochi minuti. Può dare esperienza, fosforo e tranquillità. Davide. Condivido in toto, sposo perfettamente questa tesi. Paolo dice... Ho una visione meno romantica e poetica della vostra e soprattutto meno fiducia nella cultura media del tifoso italiano. Credo che il fattore fondamentale sia che si gioca per vincere un campionato o al limite anche per non retrocedere. Se ci fossero stati in campo 10 stranieri, ma la possibilità di vincere un campionato, ci sarebbero stati lo stesso 11.000 spettatori. Rispettabile questa tesi, che non abbiamo escluso, abbiamo detto anche noi che il fatto di veder vincere e di poter competere addirittura per salire è importante. Credo che anche vedere dei giocatori cresciuti nel vivaio o giovani di valore o giocatori esperti come Cararetto, che però hanno ancora l'amore per quello che fanno,
sicuramente importante, ma rispettiamo questa tesi e non abbiamo motivi di poterla confutare. Un attimo, perché il nostro computer ha qualche problema, quindi vi lascio la palla per qualche istante. No, allora, vai Michele. Dobbiamo dire che Montano sta giocando alla pari di Flower. Voglio dire, ed è, non, allora, non sono così convinto che 11 americani, ci siano 11 americani tutti buoni. Noi abbiamo detto, Michele, più volte, che e lo sta rifacendo, che non esiste in Italia, non esistono in Italia tanti giocatori, compresa la 1, che sono capaci, in assenza di un americano da 18 punti e rotti di media come era Flowers quando si è infortunato, che fanno per due mesi 18 punti e mezzo di media. Questo ha fatto Montano quando mancava Flowers. Adesso nei playoff è più difficile ripetere queste cifre, anche perché ora c'è Amoroso, allora c'era Iannilli, Amoroso vuol dire che si gioca più pallone anche per lui, però i 10, i 12, i 14 punti, quanto conta, Montano li fa con una faccia molto cambiata. Non vogliamo dei meriti, ma da quando è venuto in trasmissione Montano ci ha fatto una promessa e ha fatto una promessa ai tifosi che avrebbe ricominciato a segnare e a giocare come sapeva. Credo che tranne la partita che non conta, persa di 45, in cui nessuno ha giocato, le altre partite Montano è stato determinante, determinante in momenti difficili. Piero, Bucci ha detto che vuole una Virtus di Virtusini, ripartendo dalla nostra storia. Poi leggo che l'allenatore era Magli, il DS della Fiori ho trovato, che non hanno niente di virtusinità. Mi sa che lui dovrebbe fare cose che la fondazione non gli permette. O sbaglio? L'abbiamo avuto qui, Bucci. Abbiamo sentito la passione, l'amore e il trasporto che ha per la Virtus. Che abbia, come hanno tutti dentro la società, dei limiti da general manager o da presidente operativo, ci sta. Allora, non ho elementi però per contraddire questa tesi, obiettivamente, che è poi quello che diceva anche Fabrizio, no? La Virtus ha in certi ruoli anche, avrebbe anche delle persone che potevano uscire da questo ambito. Ma per quello che riguarda gli allenatori, sicuramente ci sono degli allenatori, diciamo, che hanno una certa virtusunità in giro, ma uno di questi, per esempio, è Piero Buchi, che si è accasato a Pesaro in Serie A, in A1, e quindi cioè, voglio dire, bisogna poi anche trovarli, averle queste persone. Ecco, credo che nel ruolo di direttore sportivo, insomma, sì, possiamo dire forse Alessandro Pasi, che ha un passato recente, però parliamo recente, in via. Penso che Piero intendesse Buonamonti o Buonamico. Ecco. Esatto, sì, ecco, voglio dire, poi bisogna anche andare a vedere, quando si va a parlare di contratti, di cosa si parla, insomma. Beh. Ecco. Sì, penso che si riferisse soprattutto a Buonamonti e Buonamico, anche perché Pasi ha una storia più fortitudine che virtusina. Ma scusate, Alberto Bucci nella conferenza stampa, subito dopo la retrocessione, aveva detto che la prima cosa da fare era tornare subito al Paladozza. Ora sento che si rimane all'Unipol Arena. Vedo che Sabatini in Virtus conta ancora davvero tanto. Piero. Hai ragione, Piero. Anche qua l'aveva detto Alberto Bucci. Credo che ci siano visioni diverse e probabilmente la visione della maggior parte o di chi conta di più in fondazione sia per rimanere alla Unipol Arena e non tornare a Paladozza. Su questo credo che Bucci si fosse espresso con chiarezza, quindi questo è un punto di discordanza. Ma anche se sei il presidente del rilancio o quello che deve far, diciamo, un po' da bandiera, a suo modo indipendente, se vogliamo, sulla parte tecnica, ma nella gestione societaria dipende comunque da una società che qui è un po' strana perché è una fondazione. Mi risulta che però ci sia un contratto in essere con l'Unipol Arena di un altro anno, quindi nel caso si dovrà rompere un contratto, ecco, adesso può darsi anche che poteva anche non essere al corrente, può essere. In questa dichiarazione. Però se la fondazione fosse stata ben convinta, se si transa, se Ramagli esce da un triennale a Siena, si poteva uscire anche dal contratto con l'Unipol Arena, dico io. Poi magari Sabatini è così bravo che l'ha costruito inattaccabile il contratto.
Ma uno come Banchi è fuori portata per la Virtus, Andrea? Sì, è fuori portata perché Banchi ha guadagnato, come tutti quelli che passano da Milano, cifre molto alte nella povertà del basket italiano, ma cifre molto alte. Credo che debba avere l'umiltà, non perché abbia, attenzione, Banchi non è uno che ha bucato, perché ha vinto lo scudetto con Siena, ha vinto lo scudetto con Milano e ha fatto il secondo a un allenatore che ha vinto sempre, però dovrà avere l'intelligenza e l'umiltà di ripartire da un progetto. Credo che il progetto a cui pensa Banchi, o in Europa o in Italia, possa essere superiore a quello che la Virtus oggi possa offrire. Sì, e anche economicamente siamo su situazioni completamente diverse. Oggi Banchi non è l'uomo per la Virtus. Applausi alle squadre di Fortitudo e Treviso e alle tifoserie, alle società e a una parte delle tifoserie non altrettanto. Marco. Si riferisce, immagino, agli incidenti e alle polemiche. Ma certo, è un aspetto di certe manifestazioni che abbiamo visto anche noi, che non piace nemmeno a noi. Non è semplice governare delle realtà. Di solito in questa trasmissione, un po' per come anche sono diventato anch'io negli anni, preferiamo mettere, diciamo, l'obiettivo sull'aspetto diciamo propositivo, ecco, delle cose, più che su quello negativo. Certamente delle situazioni non mi sono e non ci sono piaciute. Quanto fossero evitabili non lo so, perché non ero sul posto. Mi piace però pensare più, ecco, a un rilancio di queste due piazze che non a degli aspetti negativi che giustamente devono essere stigmatizzati. Su questo sono d'accordo. È stato il primo tempo di una partita di 80 minuti. Sopra di 10 bisogna incrementare il vantaggio al termine dei prossimi 40, altrimenti la vedo dura. Attenzione alle lamentele di Treviso. Non vorrei influenzassero il triplo arbitraggio. Candy, infortunato leggermente, forse è stata una fortuna, visto quello che sta facendo l'Amma. Poi c'è un messaggio per il nostro amico Stagni, è sempre il nostro Paolo, che chiede se sta aspettando una eliminazione della Fortitudo per riapparire. No, perché questa sarà l'ultima puntata di Basketland. Grande time out di Boniscioli. In certi momenti la nostra squadra diventa veramente di... Certo. Come ha detto Boniscioli nel time out. Però mi sembra che... Paolo che parla? Comunque mi sembra che i 10 punti fossero molto di più, perché il time out di Boniscioli si è dato sul più 20, sì, dopo che il più 20 era stato eroso, quindi c'era stato. Concordo sul fatto del rientro di Lamma, credo che comunque con l'intensità che richiede Boniscioli e che richiedono queste partite, quando Candy starà bene, e se c'era bisogno giocava anche l'altra sera, perché l'ho visto come correva e come ha corso andare a aiutare Sorrentino per i crampi, la portava di peso a posto, Candy possa giocare, ma ugualmente Lamma dare dei minuti importanti, anche perché Sorrentino, e sarei contento di sbagliare, di partite come l'altra sera ne fa qualcuna e non tutte, e quindi la saggezza di Lamma, visto che manca Flowers, almeno può servire. Ancora Paolo, che ha sempre una vena molto calda, ci vuole, dunque dice, ma perché non aspettate la fine dei playoff e della F per chiudere? Se fosse la stessa situazione a parti invertiti con la Virtus in campo, lo fareste lo stesso? Lo dicono, caro Paolo, lo capisco questo, ma lo dicono i fatti. Noi negli ultimi anni riusciamo, io soprattutto invecchio, riusciamo a reggere 31-32 puntate, che sono tantissime, perché cerchiamo anche di documentarci, vedere le partite e quant'altro. Abbiamo un accordo anche con l'emittente e questo è. C'è in ballo anche una finale scudetto, anche se non riguarda direttamente Bologna, ma una città che è molto vicina.
abbiamo accompagnato tutto questo anno, ma sarebbe esattamente la stessa identica cosa. Come è stata, devo dire. Vai bene. Per il momento a posto. Allora, noi andiamo in pubblicità, torniamo tra poco. Yomo Go! Da oggi puoi goderti lo yogurt dove vuoi tu. Buono, 100% naturale. Yomo Go, lo gusti senza cucchiaino ovunque sei, perché si conserva 4 ore fuori frigo. Yomo Go, il nuovo modo di mangiare lo yogurt. Naturalmente Yomo. A Cesenatico, Eurocamp, centro sportivo polivalente ideato per ospitare gruppi ed eventi sportivi e non. Basket, volley, calcio, tennis, karate, judo, danza, ginnastica ritmica, pallamano e rugby sono praticati da oltre 2500 atleti con non meno di 200 istruttori a stagione. Testimonial d'eccezione di Eurocamp, coach Stefano Pilastrini ed il play vice campione olimpico Gianmarco Pozzecco. Eurocamp, con 15.000 metri quadrati di area a pochi metri dal mare, è luogo ideale per ritiri di squadre pre e post campionato, gite scolastiche, campi scuola, con ambienti ideali per corsi e stage. Per ulteriori informazioni www.eurocamp.it 0547 67 35 55. Entra in Emilbanca e scopri U2, un mondo di servizi dedicati ai giovani come te. Consulente Young Tutor e tanti vantaggi. Emilbanca U2. Tu la capisci, lei capisce te. Alubox, azienda leader nella produzione di cassette e casellari postali, presenta l'innovativa cassetta postale Mia con cover intercambiabile. Colorate dal design moderno come la cover Gufo o Margherita, puoi sostituirle quando vuoi, anche a Natale con una cover natalizia. Sul sito www.miastyle.it troverai tutti i soggetti disponibili o crearli tu grazie al configuratore online. Divertiti a ideare la tua cover, può essere anche un'originale idea regalo. In occasione del proprio anniversario, lo storico Daniele Calzature vi aspetta a San Possidonio, con le tante nuove proposte di calzature e abbigliamento uomo, donna e bambino. Daniele è punto vendita del prestigioso marchio Brugi. Ai piani superiori, assortitissimo reparto arredamento per la casa, con centinaia di divani in vari modelli, tra i più moderni ed esclusivi. Da sempre, Daniele Calzature è qualità a prezzi sbalorditivi. Vai bene. Allora, andiamo a vedere il risultato di... Solo di Brescia. Esatto, di Brescia con Scafati, che è l'avversaria, da cui uscirà l'avversaria della vincente tra Fortitudo e Treviso. Praticamente Scafati aveva già eliminato Brescia, poi Brescia ha avuto un guizzo e ai supplementari ha vinto 83-74. Quindi bella domani a Bella, scusate, quarta partita domani a Brescia, eventuale bella a Scafati. Allora, chi hai scelto invece come giocatore? Beh, mi sono già espresso, io capisco che Montano ha fatto una grande partita, non posso non citarlo, non posso non citare Lamma, ma io che spesso ho criticato Sorrentino, devo dire che Sorrentino nell'arco della partita è stato il giocatore della partita. Quindi Sorrentino. Allora, andiamo a vedere il filmato che offre l'altra metà del cielo. A
Cesenatico Eurocamp, centro sportivo polivalente ideato per ospitare gruppi ed eventi sportivi e non. Per ulteriori informazioni www.eurocamp.it 0547 67 35 55. Allora, 100? 100 riemerge dallo 0-2 con una Forlì che è di nuovo in grande spolvero, vince in casa 7-3-6-6. Un Caroldi strepitoso, a Bologna non si è visto il vero Caroldi, 20 punti nella partita decisiva, 13 Bedetti, 15 contento, quindi segna 20 punti a 7 nell'ultimo quarto, 100 è sotto 2-1, però è ancora viva contro Forlì nella finale del girone, poi dopo si va, credo a Montecatini, alle Final Four dove tre passano e uno no, in Serie A, in A2 naturalmente. Chi hai scelto invece come protagonista lontano? Abbiamo parlato di Aca e di Pozzecco, di tutti. Ho aggiunto Scariolo che ha selezionato, mi pare, 24 per la sua nazionale. E ho fatto un giochino, Fabrizio. Ho cercato di vedere chi eliminerei di questi. 5 o 6 ce la farei, ma da 15 in giù non li so togliere. Ma questo è... I due Gasol, Navarro, Fernandez, San Epifanio, Rodriguez, ma nazionale pazzesca. Complimenti a lui, complimenti alla sua nazionale. Andiamo ora a vedere il filmato che offre l'angolo tecnico. Quando è che ha scoperto di avere questo potere? Da quando la guido. La mia percezione è come amplificata. Vedo cose che prima mi sfuggivano. In più affronto ogni sfida. Con un controllo che non credevo di avere. È strano però, quando scendo dall'auto tutto torna normale. Nuova Subaru Outback con sistema Insight e trazione simmetrica all-wheel drive di serie. Ora vedere è potere. Scoprila negli showroom Subaru. Subaru a Bologna è Interauto, concessionaria unica per Bologna e provincia. Vieni a vedere le nuove Forester, Legacy, Outback e Impreza. Tutte quattro ruote motrici e disponibili con motori B-Fuel o diesel. Marco. Beh, è un tema un po' nuovo questo qui, che però rientra nell'angolo tecnico. Si chiama ritmo di gara. E mi è venuto in mente vedendo giocare Reggio Emilia la prima partita. Che cosa significa ritmo di gara? Significa quando un giocatore ha un infortunio mediamente medio o lungo e fa tutte le terapie, guarisce, va in condizione, si allena e torna in campo. Non in modo anticipato, ma torna in campo quando è in forma fisica. Cos'è il ritmo di gara? Rientrare nel ritmo della partita, fare le scelte giuste. Due esempi semplici della finale. Veremenko. Prima partita, i primi minuti che ha giocato sembrava un ex giocatore, eppure ha avuto un infortunio da 15 giorni, era stato curato bene ed era sano. Negli ultimi minuti della prima partita ha fatto 8 punti di fila, ha preso due sfondamenti di Gentile e sembrava un altro giocatore, era semplicemente entrato nel ritmo di gara. Gentile ha avuto un sacco di infortuni e Pedrazzi di Verte è stato bravissimo a ricordare che tutti i nazionali tranne da Tome che non ha giocato agli europei sono fatti male, ha avuto molti infortuni. Dall'ultimo è rientrato senza mai riprendere il ritmo gara. Una squadra come Milano, che ha due nazionali in tribuna, è difficilissimo prendere il ritmo gara, dovendo giocare pochi palloni e spezzoni di partita. Pensate stasera Gentile se è entrato nel ritmo gara. Ha fatto 8 su 9 da 2, 1 su 1 da 3, assist. Questo è il ritmo gara, cioè riprendere il ritmo della partita, che non c'entra niente con l'essere sani o meno, è il poter rientrare dentro il vivo del gioco. Chi hai scelto invece come MVP? Cauchenas a San Vita, perché uno che a quell'età fa quella partita lì, non guardo gli altri. Allora, prossima partita della Fortitudo, abbiamo detto che sarà domani alle 20.30, vuoi domani dire sera, qualche cosa Marco? L'abbiamo detto, no, l'abbiamo già analizzata lungamente, Michele giustamente concorda che sarà, e anche Fabrizio, una partita molto difficile. Però quando giochi per lo scudetto o giochi per salire in un campionato superiore è giusto che ci siano anche queste partite. La Fortitudo è pronta per poterla giocare, come è pronta anche Treviso. Allora abbiamo un ultimo messaggio. Sì, ne abbiamo uno e un paio simpatici. Uno sulla finale scudetto ci chiede se Reggio Emilia in casa può trovare il modo comunque di allungare la serie. Io che tifo per Reggio Emilia
perché tifo per chi gioca bene, Reggio Emilia è quella che ha giocato meglio per tutto l'anno, vi dico onestamente che non, per me non ce la fa ad allungare la serie, il rischio è il 4-0, Michele pensa che una in casa la vinca. Io credo che Reggio Emilia, come lo scorso anno, è abituato a sorprenderci quando gioca in casa, e poi sì, viene un po' da tifare per chi è sotto 2-0, perché è sempre così. Io rimango colpito dalla capacità di Reggio Emilia di trovare dei giocatori, quest'anno De Nicolao, e metterli in campo e farli. In questo sono bravissimi. Voglio dire, sono in finale per il secondo anno consecutivo, strutturando le squadre in quel modo. Devo dire, solo applausi a Reggio Emilia come a Trento in questi 2 anni, credo che non ci siamo tirati indietro. Mi ha lasciato un po' deluso la scelta di rinunciare a venire al Paladozza, non tanto perché io sono di Bologna, in quanto perché mi è sembrata la scelta di retroguardia, che purtroppo è una linea comune del basket. Frosini l'ha spiegata dicendo: l'abbiamo valutata e ci abbiamo pensato a lungo, abbiamo pensato di privilegiare il nostro pubblico e il nostro ambiente. Questo è quello che ho letto. Nella dichiarazione della Presidente Ferrarini c'era qualcosa invece che faceva pensare di più a un vantaggio, che probabilmente ci può essere, di giocare in un campo dove praticamente non ha mai perso, però se vogliamo aumentare il valore del nostro basket, queste secondo me sono visioni piccole. Hai ragione. Con tutto che Reggio Emilia aveva il diritto di giocare in casa, certo, e di decidere di giocare in casa, però l'idea era partita da Reggio Emilia stessa. Infine Lorenzo dice: anche quest'anno ci lasciate sul più bello. E quindi diciamo a Paolo che come lo facciamo già, quindi. E Marco invece dice: allora, se è l'ultima puntata, vi chiedo di farvi vincere la scommessa. Uno di voi deve prendere in braccio la ragazza. Ancora. La prendo io. In diretta però. In diretta. Lo facciamo sicuramente durante i saluti. Prima di passare agli appuntamenti settimanali, volevo dire, ringraziare proprio i compagni di viaggio, alla pari naturalmente Alessandro, delle capacità di Benedetta conoscevamo tutto, delle capacità di Fabrizio conoscevamo tutto. Grazie. E non c'erano problemi. Su Alessandro, che è una persona di un tifosa vera, ma che, di un grande equilibrio, non c'erano dubbi. Voglio fare un applauso particolare a Michele, perché credo sia stata una grande scoperta anche per se stesso, per l'equilibrio e l'acume tecnico, e spero che ci accompagni anche in futuro. Abbiamo posizioni diverse, cioè sicuramente lo studio nasce molto più come studio di Fortitudo, come nascita, e Alessandro ci compensa con il suo equilibrio, ma il suo amore per la Virtus. Abbiamo idee diverse, io e Fabrizio siamo molto simili in tante cose, divergiamo sul Repeja profondamente, però abbiamo il rispetto delle opinioni altrui, quindi sono compagni di viaggio preziosi che hanno arricchito una trasmissione che ormai da 20 anni vi accompagna, anche se vi lascia sul più bello. Facciamo questa cosa con Marco, perché io non mi dimentico. Però ricordiamo anche che ne saremo. Però poi dividiamo la scommessa. Marco. Non so se ce la faccio ancora, ma forse ce la faccio. Guardiamo. Oh, ce la faccio bene. Bene, sono inquadrato, perfetto. Grazie. Quindi, a tutti. Noi ci sentiremo, invece sentirete me, Marco, e forse anche Michele Mastellari in radio, sulle frequenze di Radio Sportiva. Posso permettere un ringraziamento anche da parte mia a nome di Basket Magazine, perché per tutto l'anno ci avete dato la possibilità di raccontare questo nostro viaggio, che è una lucida follia, perché oggi fare giornale è veramente durissima, e anche in questo il mondo del basket non aiuta per niente. E speriamo di esserci sia con Basketland che con Basket Magazine l'anno prossimo. Per il prossimo numero vi facciamo aspettare ancora un po', abbiamo deciso di fare, ma sarà ricchissimo, fare un numero doppio in cui parleremo delle squadre promosse, della squadra che vincerà lo scudetto, l'anello NBA, il draft della NCAA e di tutto quello che accade nel momento decisivo della stagione, e ovviamente del preolimpico, che sarà alle porte. A questo punto, quindi, Max, verso il 20 giugno. Max, scusaci, ma strappiamo la promessa a Michele di accompagnarci.
No, io devo ringraziare Marco di questi complimenti, è stata un'esperienza che appunto non avevo mai provato, e sono stato contento di averla fatta e conto di esserci anche il prossimo anno. Con Martino, perché ci ha promesso questa volta che patente presa dovrebbe venire. Bene, allora vi ricordo invece rapidamente i nostri appuntamenti. Domani mattina saremo in replica alle 7:30 circa, per poi tornare invece su Rete 8 alle 23, mentre l'ultima puntata di Basketland in radio sarà sulle frequenze appunto di Radio Sportivo 87.7 e 87.9, come sempre martedì dalle 18 alle 19. Ne approfitto anch'io per ringraziare Marco, Michele, Alessandro e Fabrizio, ma soprattutto anche voi da casa che ci avete seguito. E vediamo Max. E Max soprattutto, anzi il nostro regista, e vi diamo appuntamento alla prossima stagione. Grazie a tutti. Arrivederci, buonanotte. Buonanotte. Buon estate. Basketland è stato offerto da Entra in Emil Banca e scopri U2, un mondo di servizi dedicati ai giovani come te. Consulente Young Tutor e tanti vantaggi. Emil Banca U2, tu la capisci, lei capisce te.